Perché? Scusate. No, che succede? Caro Gianni, è il giorno della Befana. Dovremmo sentirci anche tutti un po' più buoni, no? Sì. È l'ultima puntata. Secondo me sarebbe il caso, in quest'ultima puntata, di far fare la sigla a Paola, no? Che dici tu? No, anche perché io sono andata prima al suo in camerino, è tutta triste, è disperata, perché poi tanto lo sa che tu questa sera non gliela vuoi far fare. Vabbè, secondo senti, me, dai, insomma... Tutti dicono di sì, anche Pietro mi ha detto così, anche i tuoi figli mi hanno detto, no? Dai. La facciamo chiamare? Dai, Capone! Dai. Capone, vai a chiamare, vai a chiamare Paola, dai, vai. Vediamo un po'. Schiantiamo, però... Ah, eccola. Paola, Paola, ti vuole Gianni in studio per fare la sigla? Come la sigla? Così! No! Gianni, col microfono! Buonasera a tutti! Ciao amore! Ciao, come stai? Bene. Perché sei triste? Grazie! Non devi essere triste! Oh, Gianni Morandi, sono 14 settimane e voglio fare la sigla e mi chiami stasera che sto congiata così! Ti odio! Ma scusa, io che c'entro? Ma poi è stata una cosa improvvisata, volevamo... Scusa, Lorella gli dice che non ci si presenta così, con questo accappatoio, con questo... Capito, dai. Ma è tendenza, è trend, c'è, insomma, trend. Dai, Gianni, 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 di come ci si presenta in televisione, proprio te sei l'ultimo, Gianni, ma proprio l'ultimo! No, lui voleva dimostrare un meccanismo e va bene. E lo conosciamo tutti. E lo conosciamo tutti. Pure io diciamo che voglio dimostrare un meccanismo. E quale sarebbe questo meccanismo? Che per essere presentabile invece vogliono un paio d'ore di trucco e parrucco. Amore mio, mi chiami così? Ho dimostrato perché. Ma mi hai beccato a metà del meccanismo, Gianni Morandi. E secondo te questo fa audience? Fa Gianni Morandi, ma che ci frega ancora con l'audience, dai. Però scusa, è inutile che si sta a discutere. La cosa più importante è quella di fare la sigla, infatti, Paola, no? Poi soprattutto, Gianni, non la trattare male anche quest'ultima puntata, mamma, per favore. Ah, sono io, sono io che l'ho trattata male. Sì. Allora sta a vedere come mi ha trattato lei. Guardate un po' che cosa mi ha fatto. Guarda cosa mi ha fatto. Mi metta fuori uso, Morandi, almeno per due puntate. Vipera! Mi ferisci, principe del male, vipera, principe del male, non è vero? Ti odio, principe del male! Ti odio, principe del male! In Giappone, chi te conosce? Mi sei provinciale? Gianni, sei provinciale. Con quelle enormi mano, tanto proporzionato non è. Hai visto che mano? Sei solo chiacchiere distintivo! Sei solo chiacchiere distintivo! No, sei È tanto, tanto cattivo. Sei solo cattivo. Lui è cattivo! Mostra che sei, guarda, papà! Non devi bere prima della puntata. Te magno in testa. Gianni, ma guarda dove mi arrivi, c'è proprio una capoccia di differenza, vedi? E sai cosa ti dico, Gianni? Cosa mi dici? Quando ti ho visto qui da solo in mutande sul palco ho provato tanta tanta solitudine, sai già. Ma tanta tanta. Ecco. Visto, io allora dovrei farle cantare la sigla dopo che per 15 settimane mi ha trattato così. Gianni Morandi, come vanno? Guarda. Va bene, ho sbagliato, Gianni Morandi. Non lo farò mai più, Gianni, è proprio guarda, lezione. Gianni, guarda. Guarda, Gianni, ti perdonami, prego, Gianni. Guarda questa faccia, guarda. Questa donna. Guardate questa donna quanto è pentita. Quanto è pentita. Ma quanto? Tantissimo, Lori. Tu capisci, una donna così pentita. Tu devi dimostrare perlomeno in quest'ultima puntata che non sei il principe del male, ma che ti disegnano solo così. Sì. Per favore. Sì. Va bene, facciamole cantare sta sigla. Grazie. Sarà! Proprio uno di noi, forse non ci saluterà più. Sarà uno di noi, un dentista, una ragazza, un suonatore di pace.
le tre note. Che bello, che bello. La premiazione viene anche tu. Stasera vieni anche tu. Sì! Andiamo a fare la premiazione. Al nostro jukebox. Dove sta Lori? Allora, questo è un momento importante per Paola, quindi io direi, siccome c'è questa grande soddisfazione, Paola, tu sei tutto di questo gioco, prendi il gettone e vai. Bene, allora, questo è un jukebox. Prendi il gettone e vai. No, lo sanno, lo conoscono. Dove? Il gioco. Perché Gianni Morandi non me l'ha mai fatto fare il jukebox. C'è solo una fessura, non ti puoi sbagliare. Di qua, vieni da me, vieni da me. Sera. Fuocarello, girati. Qua? Qua? Fuoco. Vado? Fuoco. Devo vedere qua? Qua? Vai. E voilà! E adesso spieghiamo anche il meccanismo, Paola, no? Naturalmente. Perché noi sappiamo che sono 150 le telefonate, c'è una persona che sono in linea, come mai? Come funziona il filtro delle telefonate soprattutto? Uno chiama e dice, alle volte, tante volte, magari, no? Certo, e quindi il filtro funziona così. È uscito il numero 34 che significa... Che c'è 34 telefonate. No. Che significa che delle 150 persone... Il 34esimo in lista adesso parlerà con noi. E per gli altri ci dispiace tanto. E ricordiamo anche una cosa molto importante, no, vedi questi 30 titoli, no? Sì. Ci sono nascosti dei premi che vanno da... Da 1500 euro a... No, 1500. A miglia... A 100.000 euro. A 100.000 per euro. Per dirne una. Quindi è pronta la telefonata? C'è già la telefonata, pronto. Vuoi parlare tu, Paola? Forza. Buonasera. Potete mettere a posto il microfono? Sì. Vai. Buonasera, signora. Buonasera. Salve. Da dove chiami? Grazie. A me? Sì, sì. Grazie. Da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Salerno. Sono emozionatissima. Con chi parliamo? Come ti chiami? Mi chiamo Loredana. Loredana? Sì. Loredana, come stai? In questo momento male. Perché sei agitata? Solo per lei, perché sei agitata? Sì, sì. Ah, beh, meglio così, dai. Magari star male così tutte le puntate, eh? Dille che può scegliere uno di quei titoli. Può scegliere uno di quei titoli, non uno. Tre, ma confuso, sì. Gianni Morandi, Loredana aveva dato il suggerimento giusto. Dov'è la telecamera? Guarda i titoli, puoi scegliere insieme a noi. Sì, ok. Allora, A2... Non son degno di te. Poi... B3 che sarebbe C'era un ragazzo e scende la pioggia C9. Che è B9 C9. Bravissima Paola, adesso guarda noi, noi sì. Cominciamo a guardare la cifra che c'è nascosta dentro. Devi sfilarla, sì. Seguimi. Seguivo anche l'orchestra, seguo tutto io, Gianni. Allora vai Loredana, vediamo un po' cosa si nasconde. Dietro c'era un ragazzo. 1500 euro. Cominciamo da... Bene. Niente male, non sono degno di te. Paola, portami fortuna. Paola, si apre così. Loredana. Vai. Gianni Morandi non è niente. Guarda che ti faccio vedere, ma reggi di forte. E vai. Loredana. Ma come hai fatto? Si potrebbe fermare già qui, no? Però guarda, Loredana, noi abbiamo ancora Scende la pioggia. Cosa si nasconderà dietro Scende la pioggia? Vediamo. 1500! Quindi sono 53.000 euro! Guarda, siete fantastici! Loredana, continua a giocare con noi che stasera abbiamo super premi fino a mezzanotte. Va bene! Complimenti! Un abbraccio! Grazie! Loredana! Adesso scusa Gianni, però noi dobbiamo andare a fare l'estrazione delle foto. Ciao, scusa Gianni! Stasera abbiamo deciso!